Sapete benissimo che quando vi devo tirare le orecchie ve le tiro. E lo faccio anche molto bene. Però anche quando bisogna darvi il merito, io ve lo do pienamente. La partita perfetta, quasi impeccabile, ci metto i quasi davanti per quel gol subito che è stato un gol della Madonna, vista l'azione. Ha rimesso la partita apparentemente in bilico, perché poi la Dinamo Zagabria mica ci ha provato a fare il 2-2. Ha fatto un tiro mezzo sminchiato e poi è prevalso il Milan, c'è stato il Milan che alla fine ha maggiormente nel finale cercato il gol più di loro. E infatti con un gran gol è arrivato. Voglio chiamare questa partita il festival del gol, perché viste le azioni, viste i gol, solo azioni e gol belle si sono visti oggi. È vero, 1-0 è stato un rigore venuto da un'azione magistrale. Il 2-0 è un cazzo di gol, il gol loro è un cazzo di gol, e anche il terzo gol nostro, Pobega che spacca la porta. Cioè, non mi sarei mai aspettato che Pobega, che Tommasino nostro, avesse potuto fare il gol stasera. E sono molto contento, sono anche contento che Selemakers ne abbia fatto un altro, anche se lì, ecco, spezzo una piccola lancia a favore mio. Selemakers, il primo tempo non è stato il peggiore del Milan, ma il peggiore in campo. Di gran lunga. Cioè, Selemakers il primo tempo non ci ha capito talmente niente che Pioli dopo 20 minuti è mandato a scandare Messias e gli ha detto: o muovi il culo o lo faccio entrare. Selemakers evidentemente il culo ha mosso, ha trovato anche il gol. Quindi veramente well done, well done, Mr. Alexis. Milan che ormai è a corto di attaccanti, che si ripiega su Giroud perché Rebic torna a ottobre, Ibra a gennaio, Origi pare un latitante. Eppure anche oggi Giroud, terzo gol in 4 partite, si dimostra costante nonostante l'età. E poi ragazzi, se lui ha vinto la Champions League col Chelsea, un motivo ci sarà. Lui queste partite le sente ed è lì che ci si mette, che fa gol, che tira fuori la cazzimma, che è anche un leader, perché il Milan vuole il leader. Vuole il leader, non vuole quello che fa di qui, quello che fa di là, non vuole l'eleganza. Il Milan vuole il leader. Vuole che sia un lavoro di squadra a tutti gli effetti, che non sia un lavoro individuale, oppure giocatori presi e messi lì, tanto siete bravi, giocate, non Milan. Deve avere un contesto quando è in campo, ed è quello che Pioli dal primo giorno sta dando a questa squadra, e i risultati si sono visti. Per quanto riguarda il resto della partita, voglio promuovere, vabbè, io promuovo a pieni voti Leao, ma è inutile perché si procura rigore, fa l'assist a Selemakers, manda in pappa la difesa della Dinamo Zagabria, anche se nel primo tempo ha avuto qualche chance, ha fatto un contropiede in velocità, è stato sempre recuperato. Ragazzi, i difensori in Champions League corrono, che sono dei lupi mannari. Cioè, in Serie A, se Leo parte, l'avete visto, Brozovic, Skriniar, anche i difensori del Bologna, la trasera della Samp, cioè smettono di correre questi qui. In Champions League dei lupi mannari sono. Anche a Salisburgo l'altra volta, stessa cosa. Però Leao alla fine, se non fa gol, l'assist lo mette. E per due partite di fila l'ha messo per Selemakers comunque. Silenziosamente voglio promuovere Kalulu, che nonostante le ultime prestazioni siano state un po' nenne, Kalulu ha fatto una gran partita oggi. Giocata con intelligenza, con gli anticipi, con la cazzimma, se poi ha dato qualche fallo, esattamente come Tonali. Ma a dire la verità, forse oggi mi scoccerebbe veramente lasciare indietro qualcuno. Cioè, non lascio neanche indietro Brahim Diaz oggi, perché anche lui ha dato il suo contributo. Il gol che poteva fare Leao dopo 20 minuti a campo aperto, gli aveva messo una palla bellissima, ha passato bravo il difensore, anche alcuni anticipi, alcuni recuperi oggi Brahim Diaz ha fatto. Quindi non me la sento veramente di dare un peggiore in campo.
non avessi segnato, l'avrei dato a Sele Mekes, ma se Sele Mekes non avesse segnato, staremmo a raccontarci altre cose. E quindi la partita che vorremmo vedere tutte le volte. Questa è la partita che noi tifosi vorremmo vedere tutte le volte. Mi dispiace perché ormai Inter, Salzburgo, Sampdoria e Dinamo Zagabria si prende gol. In quattro partite si è preso 5 gol, che sono un pochino tanti, però alla fine le abbiamo vinte 3 e pareggiata una. E quindi alla fine dei conti realizzi che forse non ti puoi lamentare più di tanto. Bene, quando vinci, ripeto, hai poco da dire, perché se pari al campo è una cosa positivissima. Quindi io vi lascio alla live reaction che uscirà domani, che sarà giovedì 15 settembre 2022. Uscirà la live reaction e uscirà anche, ve l'anticipo, The Last of Us, perché sapete che stiamo portando quella serie, perché comunque c'è su questo canale gli iscritti che gli interessa anche oltre quello che tratto riguardo la mia squadra. Uscita The Last of Us sarà l'atto 1, capitolo 4. E attenzione, perché a metà video c'è una sorpresa. Quindi segnatevelo, perché domani a mezzogiorno lo vedrete. Vedete anche la reaction, che non so se uscirà domani mattina o domani pomeriggio, ma comunque domani siete tranquilli che avrete tutto a vostra disposizione. Date un bacione, sempre Forza Milan, andiamo a letto tranquilli. Pensiamo a Napoli, che sarà una partita tostissima. Tostissima, saremo senza Leao. E non vi garantisco la vittoria, ve lo dico adesso, non garantisco la vittoria. E lo pubblico, non garantisco la vittoria per domenica. Comunque è Napoli, comunque è il primo insieme a noi, quindi l'importante in questi casi è non perdere. I campioni dell'Italia siamo noi, Forza Milan e buonanotte.